Il Paradiso 7, spoiler lunedì 13. Gloria medita un radicale cambio esistenziale. Il settimo capitolo del Paradiso delle Signore viene trasmesso alle ore 16:05 sulla rete Ammiraglia Rai e sulla piattaforma streaming Rai Play. Le trame dello sceneggiato ideato da Gianandrea Pecorelli, riguardo l'episodio che sarà trasmesso lunedì 13 marzo, raccontano che Gemma Zanatta, Gaia Bavaro, si rifiuterà di accettare ciò che le proporrà la madre Veronica, Valentina Bartolo, ed Ezio Colombo, Massimo Poggio, in merito alla sua gravidanza. Matilde Frigerio di Sant'Erasmo, Chiara Baschetti, intanto, non saprà se stare dalla parte del commendatore Umberto Guarnieri, Roberto Farnesi, Edi Tancredi, Flavio Parenti, oppure rivelare i piani dei due uomini a Vittorio Conti, Alessandro Tersigni. Gloria Moro, Lara Kumar, mediterà un radicale cambiamento esistenziale. Nel frattempo il direttore riceverà la visita a sorpresa di Diletta D'Ambrosio, Barbara Venturato. Gli spoiler del Paradiso delle Signore 7, per ciò che concerne la puntata che andrà in onda su Rai 1 lunedì 13 marzo, anticipano che Gemma, considerando le prossime nozze di Carlos, sarà chiamata a fare i conti con la concreta possibilità di diventare una ragazza madre. Per evitare ciò, Ezio e Veronica le proporranno una soluzione alternativa, ma quest'ultima si mostrerà irremovibile nel non volerla perseguire. Le trame della soap opera targata Rai, in merito all'episodio che sarà trasmesso lunedì 13 marzo, evidenziano che il banchiere Umberto cercherà di sondare il terreno con Matilde riguardo i piani del marito di quest'ultima. Frigerio, però, non saprà se stare dalla parte del coniuge e del commendatore oppure schierarsi col direttore. Elvira Gallo, Clara Danese, inizierà le lezioni di guida per conseguire la patente. Nel frattempo Don Saverio, Andrea Lolli, comincerà a sospettare che Clara Boscolo, Elvira Camarrone, abbia ripreso a praticare il ciclismo. La nuova Venere, temendo le ripercussioni del parroco di quartiere, inizierà a temere per il suo futuro. Gloria, successivamente, si mostrerà conciliante nei riguardi del suo amato Ezio, ma allo stesso tempo inizierà a pensare a un radicale cambio esistenziale. Diletta si presenterà ancora una volta d'improvviso nell'ufficio dell'ex collega Vittorio, portando con sé un cestino da picnic. Conti accetterà l'invito a pranzare fuori di D'Ambrosio oppure no?